Io arrivai a Palermo da giovanissimo capitano proveniente dal nucleo di Torino, dove avevo fatto delle indagini in materia di antidroga a livello transnazionale con la Procura di Torino e la Procura di Milano. Quindi in virtù di questa mia esperienza arrivai a Palermo e venne individuato quale ufficiale idoneo, adatto a collaborare in quella che era in quel momento un'esperienza assolutamente unica, straordinaria, perché era per la prima volta che la Guardia di Finanza metteva a disposizione di un pool di magistrati che stava facendo indagini antimafia contro la neoidentificata Cosa Nostra siciliana una squadra di finanzieri. Fino a quel momento il nostro impegno era stato sicuramente nel settore, ma meno specializzato, meno dedicato. Questa volta, su richiesta di Giovanni Falcone, di cui era stato interprete Caponnetto, si decise di dare carattere sistematico alle indagini bancarie. Falcone aveva fatto le prime indagini bancarie nel processo Spatola. Affrontando il maxi processo capì che quell'attività, per essere veramente efficace, andava fatta in modo sistematico, organico, professionale. Lui veniva dal fallimentare, aveva già visto come la Guardia di Finanza ha uno specifico know-how in materia di indagini societarie, bancarie, finanziarie, e quindi questa richiesta assolutamente innovativa, non aveva precedenti in quel momento. Venne creata questa squadra con grande entusiasmo, cominciò con poche unità, nel tempo crebbe e per tutto il periodo della durata in vita del pool antimafia dell'ufficio di istruzione, questa squadra di una dozzina di unità collaborò quotidianamente con i magistrati. Collaborò, io lo sottolineo, in grande segretezza, o meglio, più che segretezza, in grande silenzio, perché era l'unico modo anche per difendere l'incolumità di quegli uomini in quegli anni terribili e insanguinati per Palermo e anche per prevenire possibili inquinamenti nelle indagini. Falcone capì due cose, cioè le indagini bancarie servivano per due cose: da un punto di vista processuale, perché erano delle prove documentali, delle prove oggettive che non potevano essere oggetto di intimidazione, non potevano dipendere dalla memoria o non potevano essere uccise, perché avevano la loro validità appunto documentale, oggettiva, intrinseca, che non muta nel tempo. Quindi servivano queste prove documentali a cementificare le dichiarazioni dei pentiti e le indagini normali. Poi l'altra grande intuizione, che oggi è ancora più importante, è che investigando sui rapporti finanziari, bancari e societari si individuava la rete dei soggetti collegati alla componente militare, quindi si individuavano nuove filiere di soggetti su cui indagare, non solo militari, ma anche appartenenti al mondo dell'economia, dell'imprenditoria, delle professioni, della politica, su cui aprire nuovi scenari di indagine. Rispetto ad allora, oggi è più difficile o più facile con la tecnologia scovare i patrimoni nascosti? Sono stati fatti enormi passi in avanti sulla normativa e anche come tecniche di indagini. Oggi il vero problema non è tanto nelle indagini nazionali, il vero problema è che oggi i flussi finanziari sono assolutamente internazionalizzati. Oggi, se voi pensate alle criptovalute, se voi pensate ai bitcoin, abbiamo dei processi di trasferimento dei valori, dei beni, che sono assolutamente straordinari. La difficoltà quindi è seguire nei tempi questo evolversi tecnologico della finanza e superare quello che è il limite dei confini nazionali, perché non tutti gli stati hanno normative alla pari di quella nazionale e quindi non riescono a essere dei validi partner nel contrasto a questa tipologia di crimine, che è quello più pericoloso, perché uccide l'economia, uccide il futuro dei nostri paesi.